Non è una delle tante iniziative promosse per il decennale del sisma dell'Aquila. Il calendario è molto di più. È arrivato alla 10ª edizione, un progetto già lanciato nel 2009 da One Group, una società di comunicazione e casa editrice dell'Aquila. Attraverso immagini e notizie in pillole poste sotto ogni giorno dell'anno, riporta ciò che è successo in quello passato. Un'operazione assolutamente no profit. Raniero Pizzi ha messo a disposizione i suoi servizi fotografici, hanno contribuito anche i giornalisti Goffredo Palmerini e Tiziana Grassi e il gruppo di azione civica Iemonnanzi. Questo è un calendario fatto di tesserine, di tante cose, di piccole cose che ritornano a posto, poi piccole non sono, perché ad esempio che so, il primo, la foto di copertina è dell'emiciclo, che insomma è una delle cose più interessanti che si sono viste, un intero complesso monumentale sollevato da terra e messo sugli isolatori. E per dare l'idea del percorso che noi stiamo facendo. E allora avevamo pensato di fare un'idea pensando non a un racconto dei 10 anni passati, ma pensare a un ragionamento di prospettiva, immaginando l'Aquila tra 10 anni, vedendo quello che c'era, i monumenti rinati, la città che mancava di un'anima, perché puoi fare una Legoland, ma poi devi portarci la gente, devi portarci il denaro, devi portarci una popolazione, il sangue nelle vene di una città che scorre attraverso i vicoli. E esso questo era il modo per raccontare l'aquilanità passando attraverso questo racconto fatto di prospettiva.